Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma io concordo in parte con l'analisi di Marco Travaglio, perché mi sembra un pochino riduttiva. È chiaro che il voto locale riflette equilibri locali, su questo non c'è dubbio, l'abbiamo sempre saputo, però è ovvio che riflette anche una tendenza nazionale, perché poi la politica si fa nei territori e quello che manca alla politica italiana sono esattamente i territori, quindi qualche indicazione più generale secondo me va tratta da questo voto. La prima considerazione è che ha perso la democrazia italiana, perché quando vanno a votare, non parlo del referendum perché con un quorum che oscilla intorno al 20 c'è davvero poco da dire, ma quando vanno a votare per le amministrative un italiano su due, beh, io penso che ci sia molto da ragionare sullo stato di salute della nostra democrazia, del quale stato di salute sono ovviamente responsabili i partiti, perché non sono più in grado di ricucire una relazione sentimentale con l'elettorato. Questo è il primo aspetto. Dopodiché è vero, tendenzialmente perdono tutti, nel senso che c'è chi perde molto di più e chi perde molto di meno. La Meloni, in un quadro di minor sconfitta, è quello che può dire e rivendicare, perché era poi l'unica cosa che le stava a cuore, di aver superato Salvini nei voti di lista. Però poi bisogna ragionare in termini di coalizione e trasferire questo dato su un voto nazionale. Centrodestra è cresciuto oppure no? O è ancora una volta, come è già accaduto, Fratelli d'Italia che drena voti alla Lega? Per cui il saldo finale che cosa ci dice? Un polo che non va da nessuna parte. Chi ha perso di più però sono, non c'è alcun dubbio su questo, le due forze che avevano trionfato nel 2018, perché Salvini ha perso il referendum in un modo devastante, ed è abbastanza osceno che ieri abbia lasciato a prendersi i pesci in faccia di questa sconfitta solo il povero Calderoli con la sua maglietta, e poi ha perso anche nelle città, perché appunto nel voto di lista Fratelli d'Italia l'ha scavalcato, quindi Salvini ha un enorme problema, ma un problema ancora più grande, o comunque pari a quello di Salvini, secondo me maggiore, ce l'ha il Movimento 5 Stelle, perché è vero che si dice sempre che nelle elezioni locali 5 Stelle non incidono molto, ma in che cosa incidono se non hanno più neanche i territori? I 5 Stelle hanno preso il 5% a Genova, l'1% a Padova, il 4% a Taranto, cioè è un movimento che non c'è più nella politica dei territori, e mi chiedo dove altro sta. Quindi in queste condizioni, concludo, a me, io vedo un governo più che durerà fino alla fine della legislatura, perché questo impazzimento non dà alternative, ma è anche un governo più instabile, perché i partiti che lo compongono sono, per ragioni diverse, ciascuno allo sbando.